Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Story Mode. Mi raccomando, superiamo i 2000 mi piace, ci tengo davvero tantissimo al vostro supporto e ora iniziamo. Amici miei, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati proprio in questo luogo, un nuovo basement, così come lo chiamano qui in inglese, e assomiglia molto al luogo oscuro di Ivor, o Ivory, come cavolo si chiama, non lo ricordo. Comunque, parliamo con Lucas. Hai trovato qualcosa di utile? Ragazzi, io vi ricordo che nell'ultimo episodio abbiamo fatto cose interessanti. Siamo, diciamo, scampati ad un pericolo incredibile e abbiamo trovato finalmente il tempio dell'ordine della pietra. Allora, qua c'è un libro, possiamo guardarlo. Ragazzi, per arrivare in questa stanza abbiamo dovuto affrontare anche delle prove, eh? Pensateci un po', nel caso in cui vi siete persi i precedenti episodi, raga, mi raccomando, potete sempre recuperarli, sono qua sul canale. Mi sa che lui sta leggendo l'ordine della pietra, che suppongo, ragazzi, sia l'ordine composto da Gabriel il guerriero e gli altri tre, diciamo, come dire, guerrieri, o comunque non ricordo quello che facevano, erano altri tre membri. Ah, erano cinque! Cinque? Non erano quattro? Infatti, ragazzi, quelli li stiamo vedendo, sono loro, non mi sbagliavo. No! Il quinto era Ivor! Non posso crederci! No, raga, ma noi sapevamo che ne erano quattro! E ora? Questo spiega molto! No, non spiega nulla! Era un membro dell'ordine! Non è un eroe, quindi, scusami! Ragazzi, di lui però non si è mai parlato all'inizio del gioco che facesse parte dell'ordine. Non posso credere che hai picchiato un membro dell'ordine. Sì, ma è diventato un pezzo di merda però, eh. Cioè, mettiamo in chiaro sta roba. Quindi sì, ho dato un pugno però non ne fa più parte. Il mostro è ancora là fuori. Anche Petra è ancora là fuori. Jess ha ragione, e lo so che ho ragione. E dove portano queste scale? Forse in una zona superiore del tempio. Yeah, Capitano Ovvio colpisce ancora. Allora ragazzi, only one way to find out. Raga, proviamo a salire. Portano su. Saliamo, ragazzi. Tanto ormai siamo bloccati qui, non sappiamo che fare. L'unica strada è andare su e non di certo tornare indietro. Oh, che figata. Molto figa come struttura questa. Il tempio. Infatti, che fine hanno fatto le mura? Ragazzi, quello è il mondo? È il mondo in cui ci troviamo, la mappa, avete visto per un momento? Vediamo un po'. Gabriel comunque alla fin fine ci ha detto di trovare il tempio. Noi l'abbiamo trovato. Abbiamo un oggetto fondamentale qui nel tempio. Ora sfruttiamolo. Deve succedere qualcosa. E infatti non lo so, sister. Che cavolo dobbiamo fare mo qua? C'è qualcosa che ci stiamo perdendo. Effettivamente hai ragione, bro, eh. Vediamo, vediamo, vediamo. Raga, allora dobbiamo dare uno sguardo, purtroppo. Vediamo un po', Axel, tu che ci racconti? Parliamogli. Cosa stai cercando? Nulla, ad ogni modo. Axel! Ah, sta pensando a come potrà sentirsi ora Petra. Diciamo che lui forse sembra essere il più preoccupato per Petra, ma tranquillo, Axel, lo sono tantissimo anch'io. Però per il momento, purtroppo, siamo costretti ad aspettare e a capire quello che sta succedendo. Allora, avviciniamoci un attimino anche a Lucas. Lui che sta a fa? Hai trovato qualcosa di utile nel libro? Parla di un amuleto e della sua posizione dei membri dell'ordine, una cosa del genere. Vediamo. È molto tecnico e storico il libro. Peccato, vabbè, non ci dà molte informazioni. Parliamo anche con Olivia. Magari lei ha trovato qualcosa, chi lo sa? Amica, che mi dici? Quindi, questo è il tempio attuale. Vabbè, Olivia, l'avevo capito, non è che ci volevi tu. Vediamo un po'. Quindi dice, vabbè, che è molto folle come cosa. Vabbè, ragazzi, Olivia, abbiamo capito, non ci dici nulla di importante. Allora, per il resto, credo ci siano altre cose. C'è la mappa. Diamo uno sguardo alla mappa, magari capiamo dove ci troviamo. È la mappa del mondo intero. Peccato che non si capisce una ceppa da lì, purtroppo. Vabbè, peccato, peccato, ma aspettavo qualcosina in più. C'è il pedestal. Non so cosa sia, raga. Se c'è anche normalmente in Minecraft, perdonatemi, ma
sapete che non è che sia un esperto di Minecraft. Anzi, oh, attenzione, attenzione, non è che possiamo metterci qualcosina lì? E vabbè, Jess, pensavo ci fossi arrivato. Dobbiamo usare l'amuleto, ma prima di utilizzare l'amuleto, c'è altra roba da fare. C'è roba da attivare. Quindi proviamo ad avvicinarci in qualche modo, vediamo se ci riesco, ecco. A queste leve, a cosa servono? Possiamo usarla? Si sta attivando roba. Se faccio così... Ah, ragazzi, è un fottutissimo enigma. Devo attivarle tutte, probabilmente. No, vabbè, raga. Io ste cose, per quanto siano simpatiche, alla fin fine le odio. Ragazzi, finalmente, non so se avete notato, ma ce l'ho fatta. Credo di aver attivato le leve in modo giusto. Ci ho messo un bordello di tempo, per cui ho preferito tagliare. Ma ora credo che abbiamo illuminato un luogo specifico sulla mappa. Quindi andiamo a controllare. Suppongo sia un punto poi fondamentale, no? O forse devo mettere... Ah, ragazzi, devo usare l'amuleto. Ok, una volta messo l'amuleto, tutto evidentemente quadrerà e sarà molto più semplice. Almeno, ragazzi, questo è quello che io mi auguro, eh. Assolutamente incredibile. E lo so, sister. Quindi, guardate, ci sta svelando due cose sulla mappa. Ok. Ok, aspetta. Era quello che Gabriel volessimo... Appunto come cazzo li conico ora i verbi. Comunque, raga, Gabriel voleva che noi facessimo sta cosa. Quindi, amici miei, abbiamo trovato due luoghi. Ora però dobbiamo capire una cosa. Cosa fare adesso? In quale dei due luoghi andare? Dobbiamo trovare Petra. Dobbiamo fermare Ivor. Raga, troviamo Petra. Dobbiamo prima trovare Petra. Perché, ragazzi, non dimentichiamoci di lei, perché ci ha anche salvati. Dai. Dobbiamo trovare l'ordine della pietra. Abbiamo solo due luci. Sono solo due membri rimasti. Soren ormai è perduto. Rimane Magnus ed Elengard. Ok. Non viene lui? Conosco Petra. No, vabbè, raga. Perché non vieni? Cosa facessi se ti sbagliassi? Anzi, cosa faresti se ti sbagliassi? Mamma mia, raga, i verbi. Porca puttana. Cioè, raga, sto registrando da due ore, ecco perché incomincio un po' a partire la testa, eh. Devo restare. Ok, ragazzi, quindi lui rimarrà qui da solo per proteggere il luogo. Comunque resterà qui per, come dire, per essere un punto di riferimento in questo luogo. Secondo me, ragazzi, dovrebbe venire con noi. Ma se proprio vuole restare qua, dobbiamo trovare Magnus. Che poi, vabbè, noi in italiano leggiamo Magnus. Abbiamo bisogno anche di Elengard. Ok, raga, non lo so che diavolo fare. Allora, raga, dobbiamo trovare Magnus che distrugge le cose, oppure, no, vabbè, non lo so, oppure Elengard che è l'ingegnere. Io, ragazzi, davvero non so cosa fare in questa scelta. Non so, non voglio far prendere collera a nessuno dei due. Facciamo così: siccome in passato Axel già se la stava prendendo tantissimo, proviamo. No, ha detto sei il mio migliore amico. No, vabbè, raga, mi stanno mettendo davanti a una scelta fottutissima. Ragazzi, allora, in particolar modo ho ascoltato un attimino quello che mi dicevano. Axel mi ha detto: qualunque scelta prenderai, io ti vorrò sempre bene. Lei invece sembra che se la stesse prendendo un po' di più. Sembrava se la stesse prendendo un po' di più. Quindi io scelgo lei. Dai, non credo se la prenderà. Io scelgo lei, ragazzi, perché Elengard è anche un ingegnere e può aiutarci di più. Mi raccomando, Axel, come avevi detto, non prendertela. Fantastico. Ok. Stai lasciando Axel indietro? Ma no, raga, non lo sto lasciando indietro. Vieni anche tu, scusami. No. E quindi va da solo. Ah, no, aspetta, rimarrà qui con Lucas. Almeno troveranno un modo per incominciare a...
ad avere un buon rapporto, parleranno, chi lo sa. Solo che sta succedendo qualcosa di brutto. No ragazzi, il mostro è arrivato fin qui. Il mostro è arrivato anche in questa dimensione. Ragazzi miei, come vedete, Minecraft Story Mode, il primo episodio di Minecraft, si conclude qui. Io vi ricordo che di Minecraft Story Mode arriveranno nel giro di diversi mesi ben 5 episodi totali, se non mi sbaglio. Quindi ragazzi, la storia del primo episodio si conclude e riprenderemo l'intero walkthrough non appena uscirà l'episodio 2. Seguitemi su Facebook per sapere appunto quando uscirà, in modo tale da iniziare questa nuova serie, il nuovo walkthrough insieme. Ricordate anche di iscrivervi nel caso in cui voi non l'abbiate ancora fatto. E soprattutto seguitemi anche su Instagram e Telegram, tutti i link sono in descrizione. Io vi consiglio anche di seguirmi, o meglio di continuare a seguirmi, visto che oltre a Minecraft Story Mode arriveranno tantissime nuove serie come Assassin's Creed Syndicate, a meno che non sia già iniziata, non lo so. E comunque tanti walkthrough, video di cazzeggio. Ragazzi, ci divertiremo un botto, fidatevi. Quindi alla prossima, ciao!